Sì, è un ulteriore episodio dal nostro punto di vista rispetto a una strategia che ci siamo dati ormai 2 anni e mezzo fa tra questa procura distrettuale e le forze dell'ordine e in particolare i carabinieri sul territorio, sul circondario di Lamezia Terme. Noi in modo sistematico ormai, quasi ciclico, siamo presenti da parte delle forze dell'ordine di un controllo quasi asfissiante del territorio e con la possibilità quindi attraverso le indagini di controllare, di monitorare, di ottenere appunto risultati e dimostrare l'esistenza di associazioni delinquere come quelle di oggi, Scalise e Mezzatesta. E queste indagini dal punto di vista probatorio di altissimo livello sono state possibili perché è stato sposato un progetto, un'idea da parte dei vertici delle forze dell'ordine, come vi dicevo prima, dal generale interregionale Robusto, dal generale Paticchio, al generale regionale, dai quattro colonnelli, dai tenenti colonnelli, qui abbiamo il colonnello Pecci. C'è questa idea, questo progetto condiviso che porta veramente con sinergia a questo livello probatorio altissimo, si lavora con serenità, con entusiasmo, c'è grande voglia di fare non solo all'interno della mia procura ma anche all'interno delle forze dell'ordine, dei carabinieri, e questo ci dà la forza a lavorare bene, ad ottenere questi risultati. Per quanto riguarda i 12 fermi di questa mattina, sono importanti perché voi avete visto nel corso del tempo, in particolare lo scorso anno, sono stati commessi degli omicidi brutti e ferati anche di un avvocato, dell'avvocato Pagliuso, e omicidi che sono maturati in questi contesti mafiosi, all'interno di queste organizzazioni. E noi abbiamo potuto documentare in questo fermo anche il sequestro di persona che poco prima l'avvocato Pagliuso ha subito. È stato portato in una montagna, incappucciato, è stata scavata una fossa con una ruspa, è stato messo lì davanti alla fossa, quindi voi capite dal punto di vista psicologico qual è stato la prostrazione, lo stress, l'umiliazione. E noi siamo riusciti a dimostrare, ad entrare fin dentro le viscere di questa organizzazione. Il lavoro di investigazione pura, di intercettazioni, che poi sono state anche confermate da alcuni collaboratori di giustizia, che hanno sostanzialmente rafforzato quello che noi già avevamo provato. Questa attività si parte dal territorio, si parte soprattutto dai presidi del territorio, quelli più prossimi al cittadino, dalle stazioni. Le stazioni che ben sono consapevoli di quello che accade sul territorio, quindi da un attento monitoraggio degli eventi delittuosi che non sono stati esaminati come singoli fatti ma sono stati messi in sistema in una situazione di contesto criminale, ed è quella che poi oggi ha portato appunto all'esecuzione del fermo. Questo in un'ottica di ripristino della legalità, in un'ottica di eliminazione di qualsiasi zona franca nell'ambito provinciale, in un'ottica di ripristino del primato dello Stato sul territorio. Il provvedimento di fermo di oggi interessa 12 indagati, tra questi 12 c'è anche una donna che è la compagna di uno dei soggetti di riferimento di maggiore spessore criminale nell'ambito della cosca Mezzatesta. La stessa è stata inserita nell'ambito di questo provvedimento di fermo e risponde del reato di associazione di tipo mafioso. In particolar modo la donna viene individuata e indicata secondo quelle che sono le emergenze delle indagini come un veicolo importante per far giungere agli affiliati liberi le disposizioni, le direttive per definire la strategia criminale del gruppo, che arrivano dal carcere dove c'è il soggetto di vertice della cosca.